Si è svolta venerdì 5 marzo nella sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi a Grosseto la prima Agorà della Salute dell'area grossetana, l'iniziativa promossa dalla neonata Società della Salute per incontrare cittadini e rappresentanti del volontariato e del terzo settore. Hanno preso parte all'incontro Lucia Matergi, presidente del COESO Società della Salute di Grosseto, Fausto Mariotti, direttore generale dell'ASL 9 di Grosseto, Fabrizio Boldrini, direttore del COESO Società della Salute, e l'assessore provinciale alle politiche sociali Cinzia Tacconi. Perché non basta allungare la vita, bisogna provare ad allungare la vita di buona qualità. E questa è la sfida sostanzialmente dei paesi occidentali, perché finora siamo riusciti ad allungare molto, molto, molto la nostra. Io siamo contenti naturalmente la speranza di vita, ma bisogna anche essere capaci, come dire, di metterci un po' più di qualità. L'Agorà della Salute ha visto un'ampia partecipazione. Sono stati infatti circa 150 le persone che hanno partecipato all'incontro, dando vita a un ricco e stimolante dibattito. Sono state inoltre gettate le fondamenta per la costruzione del Comitato di partecipazione e la Consulta del Terzo Settore, organismi previsti dalla legge regionale per favorire il coinvolgimento delle persone nelle scelte di governo e programmazione di COESO Società della Salute Grosseto. La Società della Salute è composta dai 6 comuni dell'area grossetana, Grosseto, Roccastrada, Castiglione della Pescaia, Scanzano, Civitella Paganico e Campagnatico, e dall'azienda USL 9 di Grosseto, e gestirà le politiche sociali della zona, da quelle socio-sanitarie a quelle socio-assistenziali e socio-educative. Ora un'intervista a Lucia Matergi, presidente del COESO Società della Salute di Grosseto. Se dovessi sintetizzare cosa è la Società della Salute, dovrei dire che è tutto quello che noi vorremmo per avere una vita vivibile, cioè una popolazione di persone consapevoli che pensano che essere sani non significhi soltanto non avere dolori alle gambe o alle braccia, ma stare bene con se stessi, con il proprio territorio. Per fare questo ci sono tante azioni che devono concorrere, quella sanitaria, quella assistenziale, quella sociale. Ecco, la Società della Salute mette insieme tutto questo, mette insieme l'attività dei comuni, l'impegno dei comuni, così come mette insieme l'attività dell'azienda sanitaria. Ma non basta, perché finora sia l'azienda che i comuni hanno collaborato per garantire servizi ai cittadini. Oltre a questi due elementi c'è un altro che, a parere mio, da un punto di vista ideale, è la sua caratteristica più forte. E questo elemento si chiama partecipazione. La partecipazione di tutti quegli attori che nel territorio concorrono a creare salute, il che vuol dire concorrono a creare benessere. E si va da coloro che da volontari aiutano l'anziano ad andare a fare il prelievo ematico a colui che magari pensa che per i bimbi sia importante fare un'attività teatrale perché li mette insieme e li socializza. È l'agorà, il soggetto che poi include al suo interno sia il comitato di partecipazione che la consulta del terzo settore. Noi siamo una società della salute neonata, abbiamo poco più di un mese, quindi siamo ai primi vagiti e come primo atto veramente pubblico abbiamo deciso di convocare un'agorà. Per spiegare a tutti coloro che non hanno ancora l'idea di cosa sia la Società della Salute come possono partecipare. Questo ci sembra un segnale di qualche cosa che noi vogliamo privilegiare. La partecipazione è un concetto bello, idealmente molto scomodo da declinare concretamente. Noi scegliamo questa seconda via e speriamo che vada bene.